cartellino giallo dato a Milinkovic è qualcosa di non accettabile. È qualcosa che a questi livelli è qualcosa di inaccettabile e io spero che qualcuno, non lo so, faccia qualcosa perché sinceramente siamo davanti all'ennesimo episodio di questa stagione e non parlo per la Lazio, parlo per tutti quanti che è qualcosa di indescrivibile. Il giallo a Milinkovic-Savic che salterà il derby, vince la Salernitana 3-1, premio spot. Lazio 1, Salernitana 3. Mi viene da dire colpa del campo, colpa dell'arbitro, troppi impegni, per questo la Lazio ha perso. E Sarri sicuramente dirà così, grande che ne fotte. Allora, io devo essere sincero, innanzitutto è tutta colpa mia, non sono andato allo stadio una volta, anzi due volte, compresa quella con Napoli, e due sconfitte, quindi è tutta colpa mia. C'ho l'abbonamento, purtroppo non posso andare sempre. Non drammatizzerei troppo andando a piangere morto, ecco. Non è successo nulla di irrimediabile, non stiamo concorrendo per lo scudetto come vado ripetendo da settimane, quindi è una sconfitta che te farò per quello che rappresenta, ma non tanto per i punti persi. Questo sono io 5 anni fa che incontro Fazio e gli faccio firmare la maglietta. Mai, e dico mai, avrei pensato di vederlo decidere una partita all'Olimpico contro la Lazio. Mai, mai proprio. Peggio di un film horror. Tutto ciò che poteva andare male, sta tranquillo che è andato male. Cioè ragazzi, veramente noi ci facciamo male da soli. Noi siamo autolesionisti nel DNA. Cioè, vi rendete conto? Sarri non fa giocare Milinkovic per evitare l'ammonizione nel derby. Addirittura perdiamo, Milinkovic entra e si prende un'ammonizione che non c'era neanche. Signori, veramente ridicoli, ridicoli. Sarri ball, dissero gli intenditori di calcio. Sarri ball. Sarri ball. Sì, sì, sono 3 ball. Sono 3, Sarri ball, sono 3. Nota dolentissima Milinkovic-Savic che salterà il derby per un'ammonizione ingiusta. L'arbitro proprio non so cosa ha visto, stava passando il pallone e ha dato il pestone al giocatore, ma lui stava calciando per fare un passaggio, non stava calciando per fare male all'avversario e non stava sicuramente calciando per fare un fallo. Quindi il fallo ci stava, l'ammonizione assolutamente no. Giallo su Milinkovic-Savic mi sembra inesistente. L'arbitro ha permesso alla Salernitana di fare il bello e il cattivo tempo, perdere tempo, fare falli, provocare i giocatori della Lazio, tutto. È stato un arbitro pessimo, imbarazzante. E questo ha sicuramente condizionato la partita in negativo. Antonio Candreva fa un omaggio al calcio, un omaggio a Diego Armando Maradona. La sua palombella è talmente delicata, talmente di classe, permette la rimonta alla Salernitana. Una partita stranissima, secondo me gestita male da Sarri, che ha fatto risparmiare 70-80 minuti di partita a Milinkovic per poi farlo ammonire e fargli saltare il derby. Tu sei un pazzo scatenato, Sarri, tu sei un folle, sei fuori di testa. Ma come cazzo fai a lasciare in panchina dall'inizio Milinkovic-Savic? Perché tu pensavi, gioco con la Salernitana e vinco sicuro. Restiamo lì, torniamo a casa con la coda a mezzo alle gambe, testa alla prossima partita d'Europa e poi diretti... Ci devo mettere sotto contro la Roma. Dobbiamo giocarla allo stremo delle forze quella partita. Vi prego,
Almeno state zitti su chi è andato via dalla Juve. State zitti, portate sfiga. Portate sfiga, portate. Cioè, io fine primo tempo di Lazio-Salernitana 1-0, leggo un po' ovunque. Lazio spettacolo, come gioca bene, e noi non abbiamo creduto in Sarri, è stato fatto fuori, e questo abbiamo il demente che non capisce. Oh, Lazio 1, Salernitana 3, Milinkovic-Savic squalificato per il derby.